anche qui un altro piccolo riepilogo. Allora, cellula sana, cellula che comincia a disintegrare, vescicoli che escono fuori, che si riaggregano, cioè avete visto sul filmato di prima, all'interno, quando invece questo rimane all'interno della cellula, si formano varie strutture. In verità in natura ne esistono molte di più, perché la fantasia della natura è immensa, però fondamentalmente possiamo farla, riassumerla in queste quattro situazioni che normalmente vediamo. Cioè, si aggregano e formano tre ammassi, come abbiamo visto la foto di prima, si aggregano con una specie di discernazione, formano questa struttura o quell'altra. Ognuna di queste poi ha delle caratteristiche, perché a secondo di quello che si forma una cellula cancerosa diversa dall'altra, però non ne parleremo oggi. Avanti. Oh, questa è l'evoluzione successiva. Una volta che queste strutture si sono formate, acquistano questa forma. Questa è una forma... Faccio una premessa. Tutto quello che abbiamo visto fino adesso impiega anni per accadere. Va bene? Non è che è una cosa immediata, perché l'organismo magari procura una prima disintegrazione, poi lo riassorbe, poi non c'è energia, da una ne diventano cinque, le cellule vanno in disintegrazione, l'organismo recupera, è una cosa insomma che dura anni e anni e anni. Quando vediamo questa cellula qui invece, questa è una cellula micidiale, perché è da questo momento in poi che normalmente nell'organismo si comincia a formare la massa tumorale. Cioè quando noi vediamo questa cellula vuol dire che da qualche parte, non sappiamo dove, da qualche parte si sta formando la massa tumorale, il primo nodulo tumorale. Non sappiamo dove, ma da qualche parte accade. E questa è l'evoluzione di quell'altra cellula che abbiamo visto fino ad ora, è la cellula CA3. L'evoluzione successiva è la cellula mobile, cioè la cellula cancerosa che si muove, cioè che cammina, e vedete ci sono degli pseudopodi, sono degli allargamenti che, come la mela, no? In effetti è una mela, d'accordo? Questa è la cellula CA4, dove praticamente già il cancro a questo livello è ben avanzato, già c'è la massa tumorale, già insomma la situazione non è proprio delle migliori, insomma. Via. Adesso vedremo un filmatino brevissimo di cellule mobili a lento movimento. Questa cellula che vedremo non è una cellula pericolosa, no? Poi vi dirò perché. Perché io chiaramente quando l'ho filmato al microscopio non è che posso tenere sempre accesa la telecamera, questo si muove lentissimamente, se lo state lì con gli occhi non la vedete muoversi, questo lo filmate, fate conto un fotogramma al minuto, per cui le vedo muoversi, ma se uno ci si mette lì un attimo non vede assolutamente niente. Dicevo, è una cellula poco pericolosa perché è una cellula giovane, si muove male. Perché tra poco vedremo che c'è differenza tra la cellula nuova e la cellula vecchia. Fa differenza sostanziale. Questa è una cellula che non procura ancora, pur essendo nel corpo umano presente, ancora danni, per così dire.
a questi livelli qui l'unico danno può dipendere dalla massa tumorale, cioè se la massa tumorale come massa l'ere degli organi vitali di quel cervello è la massa che procura danno, non la cellula cancerosa. Quindi la cellula cancerosa per se stessa a questi livelli non dà nessun tipo di fastidio. Poi vediamo quando darà fastidio. Ecco, questo è il riepilogo generale. Io ci tengo a che questi passaggi vengano capiti. Quindi, allora, la cellula sana, la cellula che comincia a disintegrare, tre esempi di aggregazione di queste discipole, l'evoluzione di queste in cellula claviforme e cellula claviforme in movimento. Ok? Vale. Prego. Ma queste cellule sono state prelevate dalla massa tumorale? No. O dai tubuli da cornea? No, allora, questi sono... allora, abbiamo detto all'inizio che è una malattia di tutto il corpo, non è la malattia di una cellula. Per cui qualsiasi cellula ispezionabile del corpo può essere fonte di informazioni di questo genere. Va bene? Io che ho un laboratorio di analisi qui a Pignano, ne ho visti a milioni, perché basta fare l'esame delle urine, che se lo faccio come vuole l'USL, gli dico nulla di patologico, rare cellule, risfondamento delle basse vie, no? Se vi faccio l'esame mio, ne ho visti tantissimi, ma non gli posso dire niente purtroppo. E si vede dalle, può essere l'espettorato, potrebbe essere la saliva, potrebbe essere le urine, potrebbe essere tutto quello che è ispezionabile. Va bene? Ok? E quindi l'evoluzione che vediamo di queste cellule è stata un prelievo a distanza di tempo. Non ho capito la cosa. L'evoluzione che vediamo di queste cellule, giusto? Allora, io posso vedere una persona che ha tutti questi passaggi, perché l'ultimo non esclude il primo, quello è un processo continuo, per cui si aggiungono semmai le cellule, mi spiego? Quindi non è che passiamo a questa senza che ci stanno quelle precedenti, quelle precedenti io sempre sono a sfornare sempre di più, e quindi, mi spiego? È chiaro? Le cellule, man mano che ci sono i passaggi, si rivelano, si moltiplicano. Sì, però si ricevono ugualmente, è una fonte continua. Per cui le cellule C1, quelle granulate, le vedremo sempre. E poi a un certo momento vedremo che queste granulate si riorganizzano. E poi diventano bastoncellari, e poi diventano ameboidi. Ma le prime, le seconde, le terze, continuano ad esistere.